C'è dichiarazione stato di emergenza, la struttura commissariale è sempre stata presente sin dai primi momenti, c'è attestazione che la struttura governativa è presente a seguire i momenti più importanti, quindi il capo dipartimento della protezione civile insieme al commissario sono venuti a vedere direttamente quelle che sono le opere che si stanno compiendo per assicurare, insomma, speriamo nel più breve tempo possibile, l'acqua ai messinesi, perlomeno a quelli a cui manca. È stato avviato un cantiere che serve per condurre tutte le analisi e le indagini geologiche e geotecniche, quindi caratterizzare i terreni e stabilire quale sia il migliore intervento di mitigazione del rischio. E conseguentemente è stato avviato anche l'altro che ha avviato delle opere che servono per iniziare i primi terrazzamenti e posizionare i primi treni, affinché questa spinta possa diminuire e quindi essere più sicuro il centro edificato di Calatabiano. Noi lavoriamo, iniziamo a lavorare per step perché prima dobbiamo uscire dall'emergenza. Ancora l'emergenza non è conclusa e verrà conclusa nel momento in cui a Messina ci sarà l'acqua, anche nelle zone dove attualmente manca. Nel frattempo si sta già iniziando a ragionare su quella che è la condotta definitiva. È una progettualità ovviamente un po' più complessa, ma per questo ci vorrà anche un po' più di tempo. L'importante è lavorare sapendo che l'acqua per il momento è assicurata. Grazie.